Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Alluvione, l'opposizione rilancia la commissione d'inchiesta. Parco regionale della Maremma, adottato il piano integrato. Residenze fittizie alle donne vittime di violenza. Autorità portuale toscana, personale trasferito nel ruolo unico regionale. La richiesta di interventi per fronteggiare i danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre scorso torna ad animare il dibattito in Consiglio regionale. Il Partito Democratico ha presentato una mozione con la quale impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché vengano finanziate tutte le misure necessarie per l'attuazione sia degli interventi di massima urgenza che per il ristoro della popolazione colpita, nonché per il rilancio di tutti i settori produttivi. La proposta di emendamento prevede lo stanziamento di 500 milioni da destinare all'attuazione degli interventi urgenti. Questa è la posizione del capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, che rilancia la richiesta di una commissione d'inchiesta con le sole firme dell'opposizione. Oggi è andata in scena una pagina forse ancora più triste di quella andata in scena 15 giorni fa, quando la maggioranza e il governo di questa regione ha pensato bene di non stanziare un euro per le vittime dell'alluvione del 2 e del 3 di novembre. Oggi il Partito Democratico ha portato in aula un atto per chiedere 500 milioni di euro al governo nazionale sulla base del nulla, sulla base di una valutazione che ha fatto che hanno fatto alcuni parlamentari del Partito Democratico. Esiste un atto che si chiama relazione del commissario, che Eugenio Giani avrebbe dovuto fare a quello che lui ha raccontato agli alluvionati toscani entro il 2 di dicembre. Il 2 dicembre alle 9:10 di mattina abbiamo depositato un accesso agli atti per avere questa relazione che avrebbe dovuto quantificare i danni. Noi siamo disponibili, eravamo disponibili a fronte di questa relazione a sottoscrivere un'impegnativa di tutto il Consiglio regionale affinché il Governo immettesse immediatamente le risorse necessarie. La relazione non c'è, il Presidente Giani non l'ha ancora fatta, ora pare che abbia individuato la scadenza di 30 giorni all'11 di dicembre. Benissimo, il prossimo Consiglio sarà il 13, quindi avremo, speriamo, questa relazione, vediamo quanti sono i danni e vediamo cosa possiamo fare, cosa chiedere al Governo nazionale. Questa è la replica del capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli. Noi non fuggiremo dalla commissione d'inchiesta che, se fatta, farà sicuramente emergere quello che è stato il grande impegno del Presidente, dell'Assessore, della Giunta, della Protezione Civile, dei volontari, dei tanti giovani che hanno partecipato dopo l'alluvione per cercare di soccorrere i territori, le famiglie, le imprese che sono state colpite appunto da questa emergenza. Non faremo come ha fatto questa sera il centrodestra di fronte ad una nostra mozione che chiedeva e chiede un forte impegno al Presidente della Giunta nei confronti del Governo affinché dopo tutti gli interventi, le visite che sono state fatte e un po' di passerelle si dia effettivamente seguito a stanziare le risorse che sono necessarie per soccorrere le popolazioni e soprattutto per far ripartire le imprese, perché stiamo parlando di quello che è il polo produttivo più importante della Toscana. Dopo i primi 5 milioni stanziati dal governo non è seguito ancora nessun intervento e anche la richiesta di proroga di quelli che sono gli appuntamenti fiscali e contributivi è stata rinviata solo di alcuni giorni fino al 20 di dicembre.
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato l'adozione del piano integrato per il Parco regionale della Maremma. Il provvedimento è passato con 18 voti a favore, Partito Democratico e Italia Viva, astenuti Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Ovviamente quello che si propone il piano intanto è di tutelare, diciamo, l'ambiente naturale che c'è, tant'è vero che ci sono delle aree destinate proprio a rimanere così allo stato naturale e altre invece che si, diciamo, ci sono imprese all'interno di queste, vengono fatte anche delle, nella programmazione si pensa anche di sviluppare quello che è questa cosa, naturalmente sempre in maniera sostenibile, in maniera che si, diciamo, l'attività umana e la natura in qualche modo si debbano sintonizzare, senza che l'una prevalga sull'altra. Tra l'altro l'Ente Parco è anche un'associazione che ha un bilancio positivo, ha un 25% di entrate che arrivano dalle sue attività, vi si fa trekking, si pensa anche di fare, c'è una limitazione nell'entrata delle macchine, sempre per la tutela dell'ambiente ovviamente, ma c'è anche l'idea di fare un percorso in bicicletta aiutando quello che è il turismo lento. Intanto è importante dire, mi fa piacere farlo, che la quarta commissione ha intrapreso un percorso di sedute sul posto, come è successo anche per quanto riguarda il Parco della Maremma, di valutazione e votazione degli atti, che ritengo molto positivo, perché anche in questo caso qui abbiamo colto quanto tutti i soggetti che in qualche modo partecipano della vita del Parco della Maremma ne determinano le decisioni, tutti gli enti comunali e provinciali che ovviamente ne fanno parte, hanno una comunità di intenti piuttosto marcata, che va di pari passo anche con una capacità in termini di bilancio che spesso si è distinta rispetto agli altri parchi di cui di solito siamo chiamati a discutere, penso alle Alpi Apuane e penso ovviamente al Parco Migliarino San Rossore. Nel caso del Parco della Maremma siamo parecchi passi più avanti e quindi anche il nostro approccio è un approccio positivo. Abbiamo però espresso un voto di astensione perché, essendo di fronte a un atto che al momento è esclusivamente adottato, ma avrà poi la fase delle osservazioni e poi quella dell'approvazione definitiva, ci è sembrato più corretto attendere questo, almeno l'ulteriore passaggio delle osservazioni, per capire bene se quelle che erano le nostre valutazioni sono effettivamente corrette o dovessero essere ulteriormente modificate per strada. Per quanto riguarda il Parco della Maremma, si tratta dell'adozione di un importante strumento di programmazione e pianificazione di quell'ente, che è stato concertato con gli enti locali, cioè con i comuni, come abbiamo potuto verificare svolgendo i lavori della quarta commissione direttamente presso la sede del Parco della Maremma diverse settimane fa. Ovviamente si tratta di un'adozione, ci sono alcuni elementi che migliorano e probabilmente andranno a qualificare la promozione e la capacità del parco di produrre reddito, ci sono una serie di interventi sulle infrastrutture, ci sarà comunque il tempo per i cittadini, per le imprese e per le associazioni per fare le osservazioni, quindi noi esprimiamo un parere, diciamo, esprimeremo un voto di astensione in attesa naturalmente di capire anche l'atteggiamento del territorio su questo strumento, di governo del territorio. L'aula di Palazzo del Pegaso ha votato all'unanimità la proposta del Movimento 5 Stelle per istituire le residenze fittizie in tutto il territorio nazionale. Obiettivo: proteggere la sicurezza delle donne vittime di violenza o potenzialmente a rischio. La tutela e la difesa delle donne vittime di ogni forma di violenza è un tema che ogni giorno merita la nostra attenzione, perché all'interno di quelle convenzioni e di quei protocolli che fanno sì che si possano tutelare appunto le vittime, è necessario fare attenzione a ogni singolo tassello. E ce n'è uno che può essere messo in campo dalle amministrazioni con questo strumento amministrativo, che è appunto la residenza fittizia, che altro non è che un modo per permettere a queste persone di non essere identificate, localizzate da quelli che sono stati o che sono i loro aggressori.
Per fare questo abbiamo chiesto che il Parlamento nazionale si adoperi perché riesca a fare una normativa quadro che metta in condizione tutti i comuni di poter costituire appunto questo che è un indirizzo fittizio, appunto non esistente, ma che sia in grado comunque di essere utilizzato dalla vittima, dalle donne, per poter adempiere a tutte le pratiche amministrative e burocratiche che necessitano appunto di un indirizzo, ma che non sia riconoscibile. Questo lo dobbiamo all'interno di questo percorso che anche la Regione Toscana ha fortemente voluto per cercare di far sì che la difesa delle donne, delle vittime, sia sempre più efficace e più effettiva. Questo deve avvenire a tutti i livelli istituzionali e soprattutto con la coesione di tutte le forze politiche, perché questa è una battaglia di civiltà. In realtà è un atto proposto dalla collega Galletti del Movimento 5 Stelle che noi del Partito Democratico abbiamo ritenuto dover emendare e rafforzare nell'impegnativa. Ma abbiamo fatto di più perché abbiamo redatto un testo condiviso dove si dà una maggiore forza all'atto, ovvero impegnare il Parlamento a legiferare a livello nazionale nell'istituire un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di violenza che magari hanno trovato il coraggio di denunciare e che sono magari in case rifugio piuttosto che in altri luoghi protette. Però sappiamo che è facile ottenere gli indirizzi se andiamo in qualunque anagrafe, per cui creare un indirizzo fittizio consente loro di avere una maggiore tutela, una maggiore protezione e di essere più difficilmente rintracciabili. Per cui insomma sono anche soddisfatta perché ha trovato l'unanimità dell'intero Consiglio regionale ed è un altro piccolo passo, un altro piccolo tassello nella rete di protezione appunto per le donne vittime di violenza. Siamo in un periodo in cui siamo particolarmente scossi da fatti brutali e sanguinosi che non si fermano, però quelli di cui parliamo più spesso sono appunto i femminicidi, che è l'estremità assoluta di quello che accade. Ci sono tante donne che subiscono quotidianamente violenza a tutti i livelli e in più occasioni, e quindi dar tutela anche a loro prima di arrivare ad una degenerazione del problema credo sia di assoluta importanza. Questa è un'esperienza che in alcune realtà della Toscana già esiste, ho avuto modo di affrontare anche in maniera molto silenziosa, diciamo dietro un'apparente normalità, alcune situazioni simili anche nel territorio toscano, sono delle esperienze diffuse che già esistono. È evidente che le donne che subiscono la violenza devono avere tutta una serie di garanzie, di tutele nel momento in cui vanno a denunciare una violenza subita, anche una presunta violenza che potrebbe verificarsi, e come tale hanno necessità di una copertura, hanno necessità di un'abitazione che le consente di fare una viva vita anche in un anonimato ma in sicurezza. E nel contempo ricordo anche le iniziative che avevamo fatto in passato rispetto anche a delle opportunità di lavoro che si devono determinare non soltanto nella cooperazione sociale ma anche nel sistema pubblico, quindi tutta una serie di misure che devono accompagnare quello che questa settimana ci stiamo dicendo, ma che poi necessita di atti e misure concrete. Il personale dell'autorità portuale regionale sarà trasferito nel ruolo unico regionale per garantire la piena funzionalità dell'ente dipendente della regione. La nuova legge regionale è stata approvata a larga maggioranza. La scelta del Consiglio regionale è stata quella di trasferire il personale attualmente in dotazione dell'autorità portuale regionale al ruolo generale della Regione Toscana, con tutti gli adempimenti conseguenti che da questo derivano, compreso il trasferimento del fondo del salario accessorio dall'autorità portuale regionale a quello della Regione Toscana. Si tratta quindi di un atto importante che vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale, fatto essenzialmente da dipendenti propri e da soggetti in distacco, in comando da parte di altri enti, con personale che direttamente è riconducibile alla Regione Toscana. A fronte di un voto importante che raccoglie anche il voto positivo della Lega su un atto come quello che abbiamo discusso oggi in Consiglio regionale, abbiamo un'autorità portuale che è ancora in fase di stallo perché ha un commissario che ancora non è segretario, e questo succede perché continua a essere in atto una contrapposizione fra la Regione Toscana guidata dal PD e il Comune di Viareggio guidato dalla ex PD. Contrario il Movimento 5 Stelle, si è astenuto il gruppo di Fratelli d'Italia. Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince,
che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale. Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale, che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato, ci lascia il dubbio una figura che al tempo stesso sia ente dell'autorità ma continui a svolgere un lavoro da subordinato. È una singolarità, in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere. Nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura. Esiste la figura del presidente dell'autorità, che è organo, ente dell'autorità, e c'è la figura del segretario generale, che è un lavoratore esterno. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.